Io oggi sono stato Jerome Bell. Jerome Bell, Shirtology, 1997. Questa performance si intitola Shirtology, che significa più o meno discorso sulle magliette. Il danzatore francese Jerome Bell compare sul palcoscenico indossando tantissime magliette, una sopra l'altra. Quando si toglie una maglietta, usa il disegno o il testo stampato sopra come istruzioni per la performance. Legge o canta il testo, oppure imita i movimenti o le pose disegnati. Per fare questa performance devi avere con te il maggior numero possibile di magliette con scritte e disegni e indossarle tutte, una sopra l'altra. Ogni volta che te ne togli una, usa quello che è scritto o che è disegnato sopra per compiere delle azioni. Per esempio, se hai una maglietta con il disegno di un cavallo che corre, potrai diventare tu stesso quel cavallo che corre e imitarlo nei movimenti, nei gesti e anche nei suoni. Potresti anche creare tu delle magliette con scritte e disegni a stencil che danno istruzioni sulle performance da fare. Il caso di Jerome Bell conferma le continue intersezioni fra l'arte coreutica e le arti visive. Jerome Bell, infatti, si è formato nel campo della danza, ma ha assorbito nella sua carriera alcune delle innovazioni o delle istanze poste dalle arti performative. È un po' quello che succede, ad esempio, con i grandi coreografi degli anni 60. Trisha Brown è una di quelle che abbiamo visto qua in Perform. Però, diversamente dagli anni 60, Jerome Bell riporta la magia della performance e la magia della danza all'interno della scatola teatrale, di cui rispetta gran parte dei codici, le luci, i movimenti, le diagonali del palco. Ma lo fa molto spesso facendo confluire sul palco anche la vita stessa. Ad esempio, Jerome Bell è noto per aver lavorato molto con una serie di ballerini non professionisti. È il caso di Gala, in cui nello spettacolo, appunto, ballerini non professionisti e ballerini professionisti di differenti estrazioni condividono la gioia della danza, la gioia dell'espressione stessa del corpo. C'è in Jerome Bell una propensione divulgativa, didattica, lo abbiamo visto nell'ultimo spettacolo dedicato a Isadora Duncan,
il cui obiettivo è divulgare i gesti con cui Isadora Duncan interpreta il corpo del ballerino, e lo fa Jérôme Bel appunto nel tentativo di passare al pubblico, facendolo intervenire sul palco in prima persona, anche le innovazioni, le libertà, la stessa capacità di Duncan di far esprimere il corpo.